Oh, siamo arrivati, stiamo facendo due prove perché noi come solito siamo un po' casinisti, però ci siamo, vi metto così, adesso poi vediamo, non può durare durante la registrazione, ok, ci siamo. Quindi, Adesso Carlotta dovremmo essere già in collegamento, prova a guardare. e cosa vedo qua? Vai su, sulla Guarda il pagina. video in Sì, diretta. perfetto. Perché siamo dei malnati, però ci dovremmo essere. Così io confermo. Sì. Sì, perfetto. Allora, io direi, se vi staccate un cicinì, possiamo togliere anche le mascherine, voi due. Ah, sì. Sì, così vi vediamo nella vostra. No, vai tu là. Vai tu, Qui c'è ecco. un Vai, controllore. vai tu, vai, no, vai te, gira dei libri, gira dei chili. Ancora. Allora, sì, ci siamo, ma intanto il personaggio importante è inquadrato, poi passiamo su quelli brutti, eccolo lì, uno brutto. Ah, qua ci sono Signore. anch'io, ciao a tutti. Allora, se volete togliervi le mascherine, così vi vediamo Vediamo quanto siamo Tanto belli. vedo che cominciano già a collegarsi un po' di gente, siamo già 10 persone in diretta. Carlotta, se vuoi sederti là in fondo. Vedi, qua in alto c'è il numero dei partecipanti qui, in diretta 10. Ah, già forse no, però ci sono i messaggi. Perfetto. Chi era questa signora? Chi era questa signora? Se era una signora, una vicina di casa. Allora, fai ciao ciao con la manina. No, perché siamo in Eurovisione, in Eurovisione, davvero. No, niente, volevo adesso fare un po' il serio perché sennò facciamo sempre. Tanto mi muovo. Aspetta, che mi siedo giù nella cadrega. No, no, ci sto, poi dopo l'appoggio. Allora, siamo in diretta da casa di Vera, come vi ho detto. Stanno arrivando già i messaggi. Auguroni, grazie Paola, grazie Franca, grazie Mario. Mario, che stanno mandandoci i messaggi, io li leggo. Siamo vicini a Natale, perciò contraccambiamo, buone feste a tutti. Il signor Auguroni, poi Sì, faremo anche magari un piccolo brindisi. sì, ecco, dopo stappiamo una bella bottiglia di vino bianco o rosso? Bianco. Vabbè, poi vediamo, non c'è problema. Tanto stavo guardando Ivano Casati che si è pettinato per l'occasione. E Ma no. che pettinato? Il cappellino. Allora, facciamo una ripresa all'assistente regia. Ecco qua. Sì, Ciao ecco. Carlotta, Ciao. che mi aiuta con un altro telefonino. Avete capito che siamo così? Tanto vedo che siamo in diretta con 17 persone. È arrivata anche Stefania, Lucia Castelli, grazie. Carlotta che sta guardando. Adora, ciao Dora, insomma tutti. Vittoria naturalmente sarà lei e Silvio che ci stanno guardando. Sì, poi c'è Adele Vignola che vuole partecipare, fa partecipare, aggiungi, sì, aggiungi. Ok, attaccato tutti. Va bene, allora fai vedere un po' perché siamo qua, soprattutto, oltre che farci gli auguri. Eccolo lì. Questo? Sì? Sì, la parte giusta però. No, perché tanto guardate che non vi rubiamo tanto, una mezz'oretta, perché poi sennò la gente si stanca, deve tornare a casa col tram, da casa loro devono tornare a casa loro perché c'è la nebbia. Naturalmente chi ci sta guardando da casa sua, dal divano di casa sua, e siamo tutti felici. Tanto si è collegata Adele che dice ciao grande Vera, Franca Santucci ciao a tutti, Paola Ghio, Renzo Spagnolo, Mela Cap, La Mela, Lucia Castelli, Carlotta vabbè, è qua con noi, Dora, ripeto, Vittoria con Silvio, Vittoria. sì, Massimo Camerini, la moglie di Silvio, la Vittoria. Vabbè, basta, adesso non è che Giovanni, ce n'è Mario. Insomma, c'è tanta gente che ci sta vedendo. Allora, abbiamo visto che partiamo, perché sennò poi dopo parlo solo io.
come solito, il libricino di Vera sul manubrio della bicicletta. Come mai, signora autrice Vera, detta Gladys, ha usato questo titolo? Da dove le è uscito? Perché sul manubrio della bicicletta? Perché mia madre era una staffetta e andava in giro con la bicicletta e metteva me sul manubrio perché andavo con lei, eravamo attaccate io e lei, così. Perciò hai fatto un'infanzia sul manubrio della bicicletta? Ho fatto la resistenza sul manubrio della bicicletta. Perché tu a quel tempo quanti anni avevi? 8, 9, 10. No, ero, no, facevo la quarta. Del 35, 8, 9 e 10. 43, 44, 45. Ecco, prima di squisizione, insomma, eri una bambina comunque. Sì. Perciò ci stavi sul manubrio della bicicletta. Sì. Non pesavi 120 kg allora, no? A parte che non pesi neanche adesso, però sei sempre una bella signora. Ma grazie. Aspetta, caro, che tanto vi saluto. Ciao. Allora, no, questo libretto che è venuto fuori da un'idea di Ivano Casati e Sandro, che hanno ripreso, hanno fatto. Poi piano piano questa idea si è diffusa all'interno della nostra sezione che, come state notando, siamo tutti un po' matti, e anche perché facciamo questa cosa senza grandi mezzi tecnici, ma ci piacciono le cose così un po' casalinghe, giustamente. E abbiamo dato fondo alle nostre risorse, abbiamo fatto questo libretto. A parte che sul tavolo vedo che c'è anche il calendario del 2021, sì, della sezione, perciò anche su... È bello? È bello. Pieno di foto, sono tante foto, però ci sono un po' tanti momenti della nostra vita, guarda, di sezione, poi le guarderai. Sì. E fra l'altro, ecco, prendiamo l'occasione, prima di cominciare a chiacchierare un po' del libro, perché proprio aprendo la prima pagina di gennaio c'è Marietto. Allora possiamo farle i saluti, perché sì, sappiamo tutti che Marietto non c'è, insomma, non è a Milano, è in casa di cura a Cervesina. Le sue condizioni di salute, insomma, sono un pochino, ecco, sono un po' precarie, hai trovato la parola giusta. Allora lui è stato ricoverato in casa di cura, ahimè, in un periodo triste e difficile, anche perché c'è il Covid e perciò le visite sono vietate, sono strettamente familiari. Io comunque, noi come sezione, le abbiamo spedito un calendario, perché non riusciamo ad andare, ma almeno ci guarderà sul calendario. Sì. Perciò lo salutiamo. Ciao Mario. Ciao Mario. Sperando che gli arrivi anche questa registrazione. A questa registrazione io poi stasera sacramento un po' e la metto su YouTube. Perciò, oltre che vederla adesso in diretta, resterà poi ferma, per chi la vorrà vedere, sulla pagina Facebook della sezione, ma anche sul canale YouTube, che tu sai... Vera, sai, guarda, ecco. È il mio pane. È il tuo pane. No, però comunque tornando al libricino. Il libricino che racconta davvero la vita di Gladys, perché il soprannome Gladys. Qualcuno, no, il soprannome era il mio nome proprio. Il tuo vero nome. Però come mai noi ti chiamiamo sempre Vera invece di chiamarti Gladys? Perché c'era il fascio e dovevo avere... come posso chiamarlo? Un nome italiano. Ecco, sì, perché se no non si poteva, c'era il Duce. Perciò già si capisce che la tua è una famiglia antifascista. Perché ha cominciato a darti dei nomi che in quel momento lì facevano un po' storcere il naso, alle camicie nere. E questo libretto, che poi, come abbiamo detto, Ivano qua l'hanno registrato, hanno scritto e poi tutti noi ci siamo impegnati, e ricordo anche, forse Ivano poi ci dirai chi ha collaborato, che è l'Anna, insomma, gli paginatori, gli errori, un po' di cose. Mi sembra che nei ringraziamenti forse ci sono, no? All'inizio, io vedevo già. Seconda pagina. Anna Camposampiero per l'impaginazione e correzione delle bozze.
Ivano Casati e Sandro Lecca per il progetto e la sua realizzazione, alla sezione Ampibarona, che sono tutti dei ribelli, per il contributo realizzativo, e alla famiglia Vincenzi per la fotografia del loro archivio privato, perché come poi, quando se l'avete già in mano, però se no lo troveremo, questo libretto, ci sono anche tante fotografie. Allora andiamo un po' sulle particolarità, perché oltre che farci gli auguri e prendere questa giornata vicina al Natale, vogliamo parlare davvero un po' di te. Allora, certo, di te. Miseria, miseria. No, anche perché quello che hai raccontato è uscita delle belle avventure. Raccontaci, esempio, proprio per stare in atmosfera natalizia, se te lo ricordi, il Natale del 44 o del 43, un Natale di quei tempi lì, voi, tu bambina, cosa facevi? Cosa ti aspettavi? Con chi eri? Ero con mia madre, perché mio padre non c'era. E ero con mia madre e siamo andati dalla nonna e là, niente, sì. Eravamo lì tutti. Dove? In che casolare? Quello della tua nonna, la mamma di tua mamma? Sì, la mia nonna. Ecco. A casa di mia nonna. Ecco, allora, poi ti ricordi almeno il paese. A casa di mia nonna, sì, Mondanello. Mondanello, provincia di? Dov'è? Mondanello mi sembra Trapani. Mantova. Allora. Perciò è una vita, insomma, un casolare di campagna, no? Certo, la casa di campagna. Casa di campagna. Era la casa del nonno. E il nonno che è stato... ben manganellato a Natale, la manganellata, no, meno prima. Meno male, sì, meno male. E come lo chiamavano il nonno? Chi? Tuo nonno, che soprannome aveva? Quando è stato bastonato dai fascisti che gli hanno rovinato il collo. Come... Storcol. Da allora, perché era così, da allora era stato chiamato, ecco, Giovanni Storcol. Faccia vedere la foto se volete. Allora, per chi non capisce il dialetto mantovano, Collo storto, ha preso il soprannome perché a furia di bastonate ha lesionato dei nervi fascisti, e lui poi da allora in poi aveva questa postura che era il collo storto. Tanto Casati sta cercando nel libretto proprio l'episodio. Però torniamo a questo Natale che tu avevi, non so, 9-10 anni, giusto? Presso a poco. Alla fine, sì, tanto ci suggeriscono dove la foto del nonno. Abbiamo mangiato i cappelletti. Oh, i cappelletti, ecco. Vabbè, meno male che almeno, anche se era un inverno difficile, sì, ma però voi essendo questo... Eccolo lì. Vediamo. Questo è... Il nonno. Fra l'altro si vede anche un po' nella foto che c'ha una postura che sicuramente non era, Stella. Il collo non era detto, Porastella, perché là c'ha poi bot. Però vedi che mi hai già detto una cosa, che per fortuna, voi essendo contadini, a Natale siete riusciti a mangiare i cappelletti, che sono tipici, perciò vuol dire che c'era un qualcosina da mangiare, perché... Insomma... E qualche regalo ti ricordi? Magari piccolo regalo che ti facevano per il Natale? No. Un mandarino? Ma no. Non era il Natale che portava i regali, no. Non era tradizione per voi? No, Natale era Natale, ma non eravamo mica tanto... Però vabbè, cappelletti era già un bel regalo. Cappelletti, sì. Insomma, è un bel pranzo. Cavolo. E poi magari un regalino per la bambina, che eri tu? No, un mandarino, una noce, non usavo. No. L'importante era stare con la mamma, e c'era la nonna. E la nonna. E lo zio Aldo. E lo zio, c'era una famiglia grande. Sì. L'unico che non c'era era il papà. E mio padre. Esatto. Che non c'era, perché era? Vogliamo raccontarlo? Come mai non c'era? Era morto, ma di malattia? Di... No. Mio padre è morto in Africa. In Africa? In Africa orientale. Bene. No, è stato ferito in Africa orientale. Sì, vabbè. Il biografo, naturalmente. È tornato su una
sì, una, sì. Nave. Una nave ospedale, e poi lei è morto. Lei arriva a Quistel e poi lì è morto. Ecco. Insomma, tutte queste storie che hanno portato tanti lutti, perché non è stata solo la resistenza, possiamo dire, che ha portato la morte, ma anche le guerre che il Duce aveva portato in Europa, in Africa e via. Sì. E tutti questi poveri soldati, ricordiamo la campagna d'Africa, ma anche quella di Russia, che per colpa del Krapun, come lo chiamavano, sono dei nostri ragazzi. Tanto io volevo aggiornarvi, perché siamo a 26 collegamenti, c'è Umberto, c'è Gianni, c'è ancora Gianni Fox, Gino Perri, Paola Ferrarini che ti saluta, ciao Vera, grazie, Antonella Sparta, la compagna di Davide, Gino Perri, Fabrizio Baselli, ce n'è tanti. E sono tanti amici della sezione che si collegano, che si stanno guardando in diretta, perché vogliono sentire un po' di storie. Sì. E infatti hanno detto: qual è stato il tuo primo amoroso? Mi fanno questa domanda. Ma io chi se lo ricorda? Ah, scusate, ecco, facciamo. Allora, siamo seri. Hai scritto del tuo primo fidanzato nel libro? No. Vedi, no. Allora, questi sono... la seconda puntata. Questi sono per gli sporcaccioni come te. Ecco, no, ma io pensavo di fare uno secondo libretto con i tuoi fidanzati. Non penso a te, non il mio fidanzato. Anche Ivano ride. Dai, allora, ci hai raccontato un po' del Natale, perciò siamo andati in atmosfera un po' natalizia. Adesso però dobbiamo andare un pochino sulle cose non tanto allegre, perché dobbiamo raccontare del fascismo, di che cosa è successo in quel periodo lì, perché tu in qualche modo eri già così antifascista, l'abbiamo capito, la famiglia era antifascista. Il nonno, vedi, che l'hanno picchiato, poi l'hanno chiamato stortacollo per le botte che ha preso, perciò non potevate altro che... Però nel libro tu racconti un po' di che cosa facevano i fascisti allora. Ti ricordi qualche cosa, Ivano? Quando sfondavano la porta di notte. Eravamo in guerra. Ma è un brutto episodio quello lì, che quando entrano in casa sfondando la porta con gli scarponi. Sì. E che cosa facevano? Cosa facevano? Raccontaci. Cosa facevano? Allora, guarda... Che chi era il loro capo? Quello col barbone, no? Che aveva, il soprannome era Screech, se non mi ricordo male. Screech. Ecco. E cosa facevano lì? Ma guarda, io sono... Insomma, non ti piace tanto raccontare questi momenti di brutti, eh? Perché poi, naturalmente, ricordi di bambina... abbiamo detto che tu nel 45 avevi 9-10 anni, poi c'è stata una disquisizione, però noi non possiamo dire adesso davanti a tutta questa gente che ci sta guardando quanti anni hai, perciò i conti... è l'ultima cosa che... Però vabbè, diciamo che fate voi i conti, chi ci sta guardando, fate voi i conti, perché se aveva dagli 8 ai 10 anni nel 44 e nel 45, meno male, sapete quanti. Ah, fra l'altro è arrivata anche Maria Grazia Mandreoli, che arriva da Reggio Emilia, perciò arriva un po' dalla tua terra, è vicina di casa. Fra l'altro i partigiani di quella terra... ce ne sono di avventure. Sì. Però noi torniamo davvero prima di annoiarvi. È un bel episodio di quando arrivano gli americani e andate a trovarli. Quello è un bel episodio, no? Vabbè, non si ricorda degli americani, però ti ricordi dei Tudesk? Sì. Ah, ecco, i Tudesk. Racconto questa cosa. Ecco qua, che arriva un bel raccontino dei tedeschi. Dei nazisti. Tedeschi. No. Tedeschi. Allora, Carlotta l'ha vista la casa, Nenini, quella... Non ti vedo. Sta guardando l'altro telefono per vedere come va la diretta. In casa dello zio Aldo, io abitavo lì perché la mia mamma dopo
morta e io sono andata in casa dello zio Aldo. E allora adesso cos'è che stavo dicendo? Dei tedeschi, dei... Dello zio. Lo zio Aldo quella mattina si faceva la barba in casa proprio. Sì, sì. Così non c'era il bagno. Certo. Lui si faceva la barba, bella, era bravo, con i pannicelli caldi e così. E non si sa come ha fatto la mia nonna, perché lei andava da una famiglia e lì l'aiutava, non so adesso in che modo, insomma, una famiglia che aveva i soldini. Aveva qualche cosa in più, insomma. Sì. E allora lei era andata lì da questi franciosi che gli avevano regalato un pezzo di carne. Adesso non so se era gallina o cosa. Però era carne. Cioè. Era carne, cosa che... Allora era non si vedeva una rarità. Altro che. Basta che non era un gatto. No. Guarda. E allora si era messo in casa con... aspetta, aveva il... Pentolotto. Beh, il pentolone, no? No, pentolone, lascia lì. Sì. La nonna era andata da questi, li aveva aiutati, non so come, e gli avevano regalato come un bel pezzo di carne. Mamma mia! Festa grande! E lei l'ha tenuta ben stretta, perché gli saltavano addosso, certo. Se vedevano una roba così. E allora è arrivata a casa e ha messo questo lì sulla... Ed era entrato un tedesco da noi, che aveva visto mio zio che si faceva la barba. La barba. E era entrato in casa. E gli aveva detto che voleva anche lui la barba come così, con tutte le belle cose, no? Diciamo, ecco, col sapone, la lametta. Tutto. Lui era lì seduto e ha preso la sua... una Luger, penso, era nera, lunga così, e l'ha messa sul tavolo. Ognuno poteva prendere e andare. Portare via la pistola, sì, La Luger era una pistola del tedesco, del nazista, diciamo. Esattamente. Allora, questo si è seduto mio zio e ha cominciato a prendere le sue robe. E questo tedesco ha messo lì in mezzo e proprio tranquillo dice: potete prenderlo, non prenderlo, come se fosse a casa sua. E la nonna, che era andata da questi franciosi che gli ha dato la carne, lei l'aveva messa, avevamo il camino allora, mm-hmm, no? Certo, ecco, casa di campagna, camino, sì, con la legna. Esattamente. E la nonna aveva messo questo pezzo di carne nel pentolotto? No. Pentolone. Era una cosa. A farlo bollire. Sì. E c'era un profumo, ragazzi. Un profumo con questa cosa. E la nonna ha dato a tutti. Dopo sì, quando la carne era pronta, sì, tutto con questo profumo in casa, ha dato un pezzo di di brodo, o sì, la carne di brodo e carne, è un pezzetto di carne, perché il brodo era una roba, certo, era un profumo, ecco. E allora come siamo messi qua? Niente, il tedesco l'ha voluto, lui voleva la barba da mio zio. E tanto voi bambini stavate mangiando la carne? Sì, ma anche lui l'ha mangiata. Ah, anche lui l'ha mangiata. Sì, il tedesco, sì, si è seduto, ma no, non era arrogante, no, era una persona normale, pensava forse
pensava a casa sua, certo. Penso io, perché era troppo bravo. Ecco. E così pian pianino, insomma, si è fatto la barba. No, ha detto allo zio che doveva fargli la barba. Doveva fargliela lui. Come l'aveva fatta se stesso. Uguale. Proprio bello, con i pannicelli caldi. Sì, rasato bene, diciamo. Bene, bene, bene. E così dopo... lui ha guardato, forse si ricordava a casa sua. C'era mia cugina Franca, piccola, la Rosa piccolina, la zia Lidia aveva messo, dunque, come si chiama? La culla. È la culla, ma la culla era una... la cesta, non mi veniva la cesta di vimini per le robe di campagna, no? E la zia l'aveva messo un po' di copertine nella cesta e ha fatto diventare una culla, un lettino. Il lettino e la culla. E questa che era una tua cugina, quella piccolina? La figlia di Aldo. Sì. E anche la Franca era la figlia di Aldo. Ma pressa poco, adesso mi viene questa curiosità, quanti eravate in famiglia? Allora le famiglie erano numerose, non erano due bambini. Nonna. Un numero, adesso non farmi tutta la gente. No, se no non... Sette volte. La zia, la nonna, io, le due bambine, lo zio Aldo, la zia Lidia. E poi c'era il tedesco che stava facendo la barba. Il tedesco che stava mangiando bene. Ah, ecco. Gli piaceva anche l'odore di questa cosa. Beh, era tranquillo, proprio sereno questo. E dopo che ha finito tutta sta roba, e il tedesco si è alzato e ha detto che voleva che gli facesse la barba. Ma come la sua, sì. Non una barba. Ma, okay. Ecco, va bene. Allora ha fatto anche questo ed era tranquillo. Aveva la sua pistola sul tavolo, proprio era di casa. No? E poi com'è finita questa storia? È finita che dopo lui, il tedesco, si ha mangiato, ha bevuto e tutto. E allora dopo si è fatto fare la barba, zio. Dunque, si fidava. Ok, si sentiva a casa. Si fidava, perché mio zio aveva un, come si chiama quello per un rasoio in mano, e si è avvicinato, poteva anche tagliare il collo. Ecco, ma era strano, perché era tutto tranquillo. Io ricordo che nessuno di noi si era spaventato o cosa, i bambini, perché di solito quando vedevamo... Vedere una pistola, vedere un'indivisa e entrare in casa avevate paura. E quando eravamo bambini succedeva spesso, insomma, non è che ci piacesse molto. Invece, per quel giorno lì era uno di noi e tutto. E dopo, quando ha finito... che ha avuto tutto a posto, che mio zio gli ha fatto bene, e lui si è alzato se n'è andato. Voleva andarsene. Ah, voleva. Si è girato e ha detto, ciao Aldo. Sì, perché ha sentito che la mia madre chiamavate Aldo. Lo chiamava Aldo. Ciao Aldo. Allora, questo... Ciao anche a te. E gli ha detto. Ecco. Ciao anche a te. Un momento di quiete in una tempesta. Sì, perché fuori c'era la guerra, c'era la fame. Sì. Voi eravate contenti perché pezzo di carne, avete associato a questa figura che in qualche modo portava la guerra, che era entrato a casa vostra, a questo pezzo di carne che avevate portato, e perciò siete riusciti in quel momento a mangiare. Ed è davvero stato probabilmente un momento di quiete. E anche lui pensava a casa sua. Io penso che, anche perché poi ce lo racconta la resistenza, no? Che tutte le donne, le famiglie, che in qualche modo non conoscevano i partigiani, no? Io parlo della tua terra, tra l'altro
si è collegata anche la Laura da Marzabotte, ti saluta, la Carmela, insomma, tante persone. Donata, esatto, tante persone che ci stanno vedendo e che ti salutano. E perciò questa terra, quando i partigiani erano lì, perché ad esempio io porto, conoscendo questa realtà, i partigiani, i milanesi che andavano a combattere in questi posti, erano accolti, perché tutti li vedevano un po' come i loro figli, no? Le donne, le famiglie, in qualche modo, se c'era da dare un pezzetto di pane, piuttosto se lo toglievano da bocca loro, ma lo davano ai partigiani perché pensavano di darlo al loro figlio. E tante donne hanno raccontato in quel momento che speravano che questo gesto di umanità, cioè togliersi un pezzo di pane, una castagna, e darlo loro, il loro figlio che magari era in guerra in Africa, che era in Russia, oppure era sul fronte giù sulla linea gotica, che stava combattendo, magari trovava un'altra famiglia che in qualche modo l'avrebbe aiutato. C'è questo bel episodio, te lo ricordi, quello del pezzo di pane? Sì, che era... della mia mamma. Se lo vuoi raccontare, perché proprio ricalca la parola che ci stava dicendo Ivano. Sì. No? Lì eravamo già a fine. Stavano scappando. Adesso, sì, stavano scappando. E io e la mia mamma eravamo in casa come sai che non mi viene il nome di quel posto lì dove ero, insomma era in Golena, sempre da no casa. In Golena era... no, no. Va bene, qualche cascinale, no, nella casa, a casa, casa, a casa, ok, a casa. A Galdella. Che è un paesino piccolino, eh? È una frazione. Questo pezzo di pane a Galdella. Aspetta. Che era quel giorno che tutti scappavano. Mm. I tedeschi, sì. E allora noi eravamo lì fuori. Sull'Aia? Sì, tutti fuori. E allora la mia mamma è entrata in casa con me e aveva un pezzo di pane. Doveva darlo a me. Era il vostro pranzo, cena e magari anche colazione. Darlo a me. Invece sai com'è? Siamo andati in casa, i tedeschi scappavano, e allora uno si è affacciato alla finestra. Noi eravamo in casa, io e la mia mamma, e ha chiesto del pane. E la mia mamma gli ha dato il pane mio, quello che aspettava. E dovevi mangiare te. Sì. Che miseria. E lei gliel'ha dato perché lui era affamato, era un tedesco, ma stavano scappando sì. Ecco. Stava finendo i giorni della liberazione. Esatto. E il giorno dopo abbiamo visto gli americani a casa. Che sono arrivati. Sì. Ecco, allora perciò, diciamo... la mia mamma dà il pane a questo. Lui aveva allungato la mano. E aveva detto il pane com'era? Brotto. Sì. E allora la mia mamma va nella vetrina, prende l'unico pezzo di pane che era la mia cena, il mio pranzo. Porca miseria, ancora adesso ti ricordi. E la dà. Oh, ma cosa gli hai dato il tedesco? La mia mamma diceva, ma Nini... ma anche lui ha mamma e tutto, ma guarda, e lei diceva... L'ha voluto aiutare. Dice anche noi abbiamo uno dei nostri... In guerra. Sì, tutti in guerra, dice, e se qualcuno li aiuta, a loro fa piacere anche. Sì, ma meno, ma quello, ma quello era la mia cena. Fa una storia,
Beh, insomma, la fame c'era, il pane era il tuo, e ho deciso di dare. Però questo è un po', vedi, noi siamo vicino al periodo di Natale, no? Che anche se c'era la guerra, i fascisti ne avevano fatti di cotte e di crude, perché nella tua terra, in tutta Italia, ma in quel momento lì, quando scappavano, proprio perché scappavano, ne hanno uccisi tanto, qualche donna ha detto, ha provato pietà verso anche questa gente. Sì, sì. E tua mamma non ti ha dato il pane a te. Mia mamma mi ha detto, ma che noi abbiamo dei soldati in guerra, se qualcuno ha una bella, non so neanche come dirlo, perché guarda, io ero fuori di tutto, speravamo che fare del bene sarebbe servito. No, proprio ecco, il cuore di una mamma, il cuore, sì, perché ero un soldato, certo. Non è un tedesco più, è un soldato. Vera, visto che stiamo andando verso la conclusione, sì, no? Tanto dimmi. C'è Stefania, Tiziana, sì. Pesce, Filippini della CGL, che è un amico, sì. Ughetto, sì. Carlotta, che vabbè, se è Carlotta la continua a leggere, da qua, che risaluta le cugine, ecco. Antonio Arini, che ci sta guardando dal Portogallo, perché lo sai che non è a Milano, prima o sì. Poi tornerà. Insomma, tutti questi nomi che io vedo, che vedo qua sul telefonino, che ti salutano e ti fanno tanti auguri di Natale. Io vorrei chiederti, visto che stiamo andando verso le Antonio, Giorgi, Maria Grazia Mandreoli, Luigi Fada, la Laura, Adriana Demitri, insomma tantissimi, non vi leggo tutti, sì. Ma siamo collegati adesso con 32 persone. Con Ivano magari, se riuscite a raccontare, visto che noi siamo la sezione anche un pezzettino dell'esistenza, un pezzettino che magari non è tanto d'atmosfera, ma tutto quello che hanno subito i partigiani anche di quei paesi e chi ha fatto qualcosa dai fascisti e dai, magari Ivano ti può suggerire qualche episodio, perché Ivano il libro lo sa a memoria, eh. Ecco, è molto bello se vuoi raccontarti di questo tuo parente che aveva tanti soldi e che tutte le sere andava nella tana dei nazisti a giocare. Ah, mio cugino! Sì, sì, ecco, sì, Silvio. Io ho dei parenti, i Livi, sono i parenti della bisnonna. Lei sempre si lamentava. Ecco, e questi avevano tanta terra, tante cose, soldini, e poi l'usanza che uno dei della famiglia, sì, insomma il più intelligente, il più, sì, faceva un po' il cassiere, gestire i soldi, no, gestire i soldi e tutto, perché poi c'erano i si andava ai mercati, no? Per vendere, perché eravamo gente di campagna. Ecco. C'era questi c'era lui. Che cosa faceva? Cosa faceva? Dunque Silvio era, ed era quello che si occupava di tutta i soldi, sì. tutto il traffico. La testa, no? Però aveva anche il vizio del gioco e andava a San Benedetto, giocava, non so cosa, i giochi, carte, ecco, era veramente una cosa. E ma in quale casa andava? Quale casa? Nella sede dei nazisti. Sì, cavolo, giocava con loro e i nostri non avevano soldi, ecco, e lì c'erano, come si chiama, l'abbiamo vista quella, sì. Come si chiama? L'aquila nera. L'aquila nera. L'aquila nera.
che era la sede dei nazisti. Sì, erano loro, quando sono arrivati, hanno preso quello che, sai come facevano, no? E lì e giocavano, e sera loro, i fascisti, tutti, quella bella compagnia lì, giocavano. Mio cugino, il Silvio, andava tutte le sere a San Benedetto e andava a giocare. E perdeva, Madonna mia, quasi lo accoppano a casa per quanto ha perso di soldi. Ma lui perdeva apposta. giocava con i tedeschi, con i fascisti, in questo. Ha rischiato brutto, però ha fatto tanto bene, perché loro poi bevevano così, parlavano, e mio cugino dopo distribuiva le informazioni. Sì, tutto. Ha sommato tantissimo. Tanto, perciò era disposto a rischiare, andare, sì, nella sede qua là, però in realtà ascoltava, e perciò poi riportava le notizie, certo, che nel momento del gioco, con un bicchiere di vino, i tedeschi, i fascisti dicevano, lui faceva, certo, diciamo, il doppio gioco, ma aiutava i partigiani. Sì, allora, sì, io direi di andare verso la conclusione, perché fra l'altro è già mezz'oretta che siamo collegati, sì, ma andiamo verso i saluti. Ecco. Allora, adesso tu, che sei una delle più, diciamo, anziane della nostra sezione, ecco, devi per forza salutare e fare gli auguri a tutti, ma non a tutta l'Ampi di Milano, a tutta l'Ampi d'Italia, perché come ti ho detto c'è gente che non è proprio di Milano, ma che ti conosce e davvero ti saluta. Ad esempio adesso sto vedendo anche dei vari messaggi di Maria Grazia, insomma di tutti quelli che ti salutano, sì, e dicono che hai avuto una bella vita, per fortuna sei ancora qua a raccontarcela. Però adesso, prima di andare noi tre, anzi noi quattro, perché facciamo bene anche i casati, sì, sì, avere un bicchiere di vino alla salute di tutta, voglio che, per chiudere, che tu fai gli auguri di buone feste, e sperando che il prossimo anno sia un po' migliore di quest'anno, giusto? Sì, è quello che si dice sempre, no? A ogni ricorrenza. Sì, speriamo che... E poi magari non viene mai, ecco, il bello. Allora, gli auguri nostri della sezione Ampi Barona a tutti voi che ci avete seguito in questa mezz'oretta, 20 minuti. Come avete visto, non pretendevamo molto, ma solo di raccontare qualche episodio di questo libretto, che se poi voi volete ci scrivete alla sezione, se siete fuori Milano ve lo spediamo, invece se siete qua a Milano poi lo trovate o in sezione o davvero all'edicola di Nicola, perché sì, poi sì, che non ci costa nulla se non un'offerta, qualcosa che ci volete offrire. Allora, io vi faccio salutare prima da Carlotta, che se va di là, così saluta anche lei, tutte e tre. Esatto. Ciao a tutti, tanti auguri di Buon Natale. Anche Ivano, auguri di Buon Natale, e chiudiamo però con ora e sempre. Resistenza. Allora, grazie anche da parte mia, ci vediamo fra un po'. Seguiteci, perché poi questo video andrà anche su YouTube, perciò chi non l'ha visto adesso, sulla pagina Facebook, entro sera lo troveremo anche sulla pagina YouTube dell'Ampi Barona. Ancora un saluto a tutti, grazie mille e un abbraccio ancora da Vera. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ma che bello, più di 30. Eh? E ma poi...